Al via i lavori sul verde pubblico a Pescara. Questa mattina si parte da Piazza Garibaldi, ma sono tante le strade e le aree che entro l'inizio dell'estate vedranno interventi di sostituzione di molte specie arboree e di nuove piantumazioni. Ma poi andiamo a curare anche una maggiore convivenza, qualità, diciamo, del rapporto fra la pianta e l'ambito urbano, andando a selezionare quelle specie e quelle varietà che sono più idonee anche in termini di durabilità, di dimensioni rispetto a quelle che sono effettivamente le superfici e i volumi che la città mette a disposizione per la crescita delle piante. Ogni decisione è stata sempre presa dopo aver consultato gli esperti. Il primo cittadino ha ribadito il modus operandi dell'amministrazione. Noi vediamo qui in Piazza Garibaldi, che è una piazza importantissima, i lecci stanno tutti quanti morendo perché da diversi anni, oramai da circa 10 anni, sono stati attaccati dalla cocciniglia che non può essere aggredita se non con fitofarmaci che non possono essere utilizzati in città. Quindi, non potendoli utilizzare, la cocciniglia distrugge le nostre piante. Ma non possiamo certamente lasciarle così e quindi nei prossimi 3 o 4 mesi al massimo sostituiremo 358 piante. Tra le zone interessate è anche via Italica e via Conte di Ruvo, previsti interventi anche nelle scuole primarie di San Silvestro e Ignazio Silone. Partiremo con questo primo intervento a Piazza Garibaldi e poi seguiranno altre 22 zone della nostra città per un importo complessivo di 350.000 euro. Poi ci sono stati altri finanziamenti e a seguire continueremo a riempire tutte le asole vuote della nostra città. L'intervento è stato finanziato con i fondi regionali. L'assessore al verde pubblico ha ribadito che nell'area di risulta troveranno posto 6 ettari di verde. Una risposta per tutti, basta con le strumentalizzazioni.